In questo video parleremo di un'esca alternativa ed economica che ti permetterà di insidiare orate di grandi dimensioni. Per effettuare un innesco big con tre murici abbiamo bisogno di un innescatore doppio, un ago da innesco per ami big, un buon filo elastico e un piccolo martello per rompere il guscio del mollusco. Questo è un innesco super attirante per sua maestà la regina, in quanto emana un forte odore caratteristico e si presenta di generose dimensioni. Iniziamo scegliendo tre murici, di cui due abbastanza grandi ed uno piccolo, che servirà a chiudere l'innesco. Separiamo la polpa dal resto del guscio con l'ausilio del martello, facendo attenzione a non perdere le interiora del murice, che sono importanti per l'efficienza dell'innesco. Oltre ad essere estremamente attrattiva per le orate di grandi dimensioni, questa esca può considerarsi abbastanza selettiva e resistente, al contrario di vermi, anellidi o mitili. Dopo aver sgusciato con cura i nostri murici, otterremo un risultato simile. Procediamo infilando l'ago da innesco nel murice più grande. Nello stesso infiliamo anche l'innescatore doppio. Inseriamo il secondo murice grande, sgusciato in precedenza, nel lato opposto dell'innescatore doppio, facendo combaciare le due unghie dei murici. Ora voglio sentire la vostra opinione. Qual è il vostro innesco preferito per questa tecnica? Avete qualche trucco o consiglio da condividere? Lasciate un commento qui sotto e fateci sapere. Iniziamo ad accoppiare i due molluschi con dell'abbondante filo elastico, preservandone ogni parte e cercando di dare la forma desiderata al nostro innesco. Guarda questo video fino alla fine. Lascia un like per supportare il nostro lavoro ed iscriviti al canale per non perderti le nostre novità. Finito questo procedimento, sfiliamo l'innescatore doppio lasciando solo l'ago singolo. Infiliamo il murice più piccolo facendo combaciare le parti più scure dei molluschi. Diamo una passata di filo elastico anche su quest'ultimo, in modo da ottenere un innesco conico e compatto. Alla fine del procedimento otterremo un risultato simile, un degno innesco per pesce d'Italia. Utilizziamo un terminale da 1,80 m in fluorocarbon 0.30 con un amo BIC dal numero 2 in su, fornito di firma Esca e stopperino. Trasferiamo il tutto sull'amo nel seguente modo: prima il più piccolo e poi i due accoppiati fermando l'innesco e facendo attenzione a lasciare la punta dell'amo ben scoperta per permettere di avere più successo nella cattura. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i nostri preziosi consigli. A presto su Pesca in Mare!